Saltano per il secondo giorno consecutivo le prove della giostra del Saracino, anche oggi pioggia battente su Arezzo, in particolare su Piazza Grande, e dunque vedete che anche oggi le logge, insomma, sono semi deserte. Come al solito si è aspettato l'orario delle 17:15-17:30 per verificare che la pioggia non cessava, che dunque non sarebbe stato possibile, per l'incolumità dei giostratori dei cavalli, per la tenuta della lizza, insomma, provare. Quindi è praticamente certo che venerdì, quello che è il cosiddetto turno facoltativo delle prove, venerdì pomeriggio, sarà inevitabilmente sfruttato da tutti i quartieri. I quartieri comunque non sembrano essere particolarmente preoccupati da quest'altro giorno di sosta forzata, come ci conferma il capitano di Porta del Foro, Dario Tamarini. Non è che mi preoccupano tanto, dai, questi due giorni di stop. Alla fine sono poi, tra l'altro, due giorni di stop forzato, perché comunque la pioggia ammorbidisce la lizza e quindi può anche creare problemi. Negli anni passati abbiamo avuto in queste situazioni qui dei problemi alla partenza, che si è un po' ammorbidita la partenza, la lizza, il terreno, e può causare comunque dei problemi a cavalli. Alla fine siamo stati realmente in piazza la settimana scorsa, e siamo stati a giugno, le settimane sono lunghe, adesso comunque già un giorno l'abbiamo fatto, domani, dopodomani ha messo tempo buono, io credo che possa essere, insomma, più che sufficiente. Tornerà secondo te quel dibattito che ogni tanto ritorna del 5 è troppo facile? Sai che ogni tanto ci sono queste scuole di pensiero per modificare ulteriormente, renderlo ancora più difficile. Ma guarda, io ti dico la verità, è questo quello che cerco di spiegare delle volte anche ai miei quartieristi. Cioè, noi pretendiamo, noi intesi come Porta del Foro, ma penso tutti i quartieri, da questi ragazzi sempre solo il 5, cioè il 4 è un tiro sbagliato. Ma benché vederli in piazza, per esempio Porta Santo Spirito ha fatto dei 5 meravigliosi, cioè per loro non è così facile in realtà, cioè sono tiri che sono difficili, sono realmente difficili. Poi lascia stare che vengono fatti bene, perché ci sono dei campioni qui dentro. Però è normale che non è così scontato fare 5, cioè è difficile in 4 secondi e passa in un cavallo al galoppo con tutta quella confusione prendere un pallino che, insomma, è così, con una lancia lunga 4 metri. Quindi, insomma, ecco, anche questo bisognerebbe pensarci prima di dire queste cose qua.